Il passaggio delle spoglie mortali di San Luigi Maria Palazzolo nel Bresciano, prima a Capriolo e poi nelle due parrocchie cittadine dei Santi Nazaro e Celso, presso la casa delle suore e delle poverelle e del Beato Palazzolo, ha permesso di riscoprire la figura di questo santo che ci insegna ad amare l'altro. Nella chiesa del Beato Palazzolo, la Santa Messa, sabato 19 novembre, è stata presieduta dal Vicario Generale Monsignor Gaetano Fontana. La testimonianza del Santo Palazzolo può aiutare la comunità ad esserlo sempre di più. Papa Francesco nella sua lettera Gaudete ed Exultate dice che i santi, con la sintesi della loro vita, sono una memoria vivente del Signore Gesù. E credo che la nostra comunità sia provocata dalla presenza del corpo di San Luigi Palazzolo a domandarci quale tratto della personalità di Gesù abbia più affascinato Luigi Palazzolo. Da quel poco che ho capito della sua biografia, mi sembra che l'abbia affascinato il Cristo nudo. A Roma ha avuto questa grande intuizione che è il Cristo povero, che lui poi ha servito non solo nella teoria dei buoni propositi, ma nella prassi concreta di dare la vita per i poveri, nel dare tutte le sue sostanze per i poveri a Bergamo e poi in una seconda fondazione qui a Brescia, in via Fratelli Bronzetti. C'è un'altra espressione che mi è molto cara della biografia di Luigi Palazzolo, che è Casa della Misericordia. Voleva che le sue religiose, le case religiose delle sue suore fossero delle case di misericordia. E allora mi sembra che oggi alle nostre comunità cristiane, alla comunità cristiana del Beato Palazzolo, ma anche di La Marmora, alla quale siamo ormai uniti come preti, la presenza di Palazzolo ci provochi a domandarci quale tratto della personalità di Gesù vogliamo oggi rendere attuale nella nostra vita. E a noi sembra che il Cristo nudo possa essere ancora molto attuale, non a caso faremo una colazione per i poveri domattina e vorremmo provare a impegnarci come comunità cristiana a ripercorrere questa intuizione della casa di misericordia, affinché la nostra comunità, le nostre relazioni, nelle nostre relazioni si sperimenti la misericordia. San Luigi Maria Palazzolo ha vissuto una vita piena di carità e orientata verso la santità. Oggi ci direbbe di affinare la nostra attenzione proprio verso chi ha più bisogno, verso chi è meno riconosciuto, verso chi è povero.